Roberto Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Un gol importante per la squadra perché porta tre punti che servivano come l'aria, però obiettivamente, Roberto, ancora la squadra ha dimostrato di non aver fatto quella crescita di cui parlava mister Zeuli in conferenza pre-gara. Ancora dimostrate di avere un pizzico di timore nel saper controllare la partita e nel saperla gestire. Come mai? Cosa vi sta ancora mancando, visto che ora entriamo nella fase più delicata e importante della stagione? Grazie. No, penso che dopo un primo tempo comunque discreto, il secondo tempo non so se perde meriti nostri, sicuramente anche meriti loro, e abbiamo concesso un'occasione per nostro sbaglio, lì magari abbiamo preso un po' di paura, però penso che siamo in un momento di difficoltà, complicato, si vede, però anche grazie a queste vittorie comunque di sofferenza dobbiamo pensare positivo e cercare di crescere, perché comunque adesso arriva un momento fondamentale del campionato e anche per quanto riguarda la Coppa, e dobbiamo cercare di portare più punti in campionato e cercare di vincere la Coppa. Hai parlato di paura, timore in alcuni momenti, in alcuni frangenti della partita. Il Catania quest'anno è mancata la continuità, ogni qualvolta siete riusciti a vincere tutti abbiamo pensato che potesse essere quella la scintilla che desse alla squadra finalmente il coraggio, comunque la serenità. Ritieni che questa partita, anche per come è maturata la vittoria, possa darvi un pizzico in più di serenità per martedì? Tra l'altro ci saranno oltre 2000 tifosi a Padova al vostro seguito. Ritieni che col Padova giocherete con più serenità? State incominciando anche ad acquisire quella consapevolezza nei vostri mezzi, oppure è presto per poterlo dire? Grazie. No, beh, sicuramente, dai, come hai detto te, dopo ogni vittoria magari anche noi ci aspettavamo di fare il salto di qualità, poi siamo sempre caduti in campionato, soprattutto nella continuità. In Coppa abbiamo sempre dimostrato più continuità e speriamo che anche a Padova riusciremo a fare una grande partita, sicuramente rispetto al campionato, che comunque oggi è una partita che dovevamo vincere per forza, perché dovevamo fare punti per salvarci. Martedì sicuramente non avremo questa ansia magari di giocare, sicuramente speriamo che facciamo molto meglio. Poi per quanto riguarda i tifosi a Padova, sono sempre stati meravigliosi, anche oggi comunque ci hanno sempre sostenuto, dopo è normale che magari se non piace c'è qualche fischio, però penso che sono sempre un'arma in più per noi. Ciao Roberto, buonasera, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport e il Quotidiano di Sicilia. Parto un po' dalle tue ultime considerazioni, perché insomma tra martedì e settimana prossima avrete un po', diciamo, quella che è la sintesi di questa stagione, con due percorsi sostanzialmente diversi tra Coppa e Campionato. Ti dico, come vivete a livello psicologico, no? Sicuramente l'importanza della finale di Coppa, ma col rischio di vanificarlo qualora insomma in campionato le cose non andassero bene, e se paradossalmente forse la gara insomma contro la Turris diventa anche più importante di quella di Padova in questo momento? No, beh, sicuramente oggi vincendo siamo riusciti a allungare e andremo a Padova con la testa un po' più libera, pensando solo alla partita di Padova, e dopo penseremo solo alla Turris. Dobbiamo pensare partita per partita, perché in questo momento solo così possiamo riuscire a essere più tranquilli e fare più punti possibili. Gaglio Web, vi abbiamo visto correre di più oggi, a che punto siamo con la preparazione atletica secondo te? Oh, questo non lo so, noi ci alleniamo ogni giorno, cerchiamo sempre di migliorare la condizione, e dopo ogni partita è diversa, magari qualche partita sembra che non corriamo così, però noi penso che in questo momento stiamo bene, adesso abbiamo qualche indisponibile che rientrerà, che ci darà sicuramente una mano, e comunque cerchiamo di migliorare la condizione fisica settimana per settimana. Buonasera, Rosario Cardillo, Sicrepress. Innanzitutto complimenti per la tua prestazione. Una vittoria del genere può essere che, per quanto non lo si possa pensare, dia in realtà più grinta alla squadra e più motivazione che una vittoria magari per 3-0 è più semplice? Sì, come ho detto prima, sicuramente questa vittoria è sofferta così ci compatta di più rispetto magari a una vittoria di 3-0, e speriamo che sia veramente l'inizio che facciamo un finale di campionato molto, molto buono, e fare più punti possibile e prepararci per i playoff.